La Ferrari chiama, il popolo rosso risponde, la scuderia di Maranello ha scelto Reggio Emilia per la presentazione della nuova monoposto 2020, la SF1000 e i tifosi hanno ancora una volta dimostrato tutta la loro passione e il loro affetto verso il cavallino rampante, capace di muovere migliaia di persone affollando così le strade di Reggio Emilia. In piazza Martiri del 7 luglio, davanti al teatro Romolo Valli, che ha ospitato la presentazione della vettura, la Ferrari 2019 e la SF90 stradale sono state le damigelle d'onore di eccezione che hanno accolto appassionati di ogni genere ed età arrivati a Reggio Emilia per vivere in prima persona la magica atmosfera che avvolge la presentazione della Ferrari. Il bagno di folla ha toccato il suo apice quando i piloti della rossa, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, si sono presentati in piazza per firmare autografi e scattare selfie insieme ai tifosi in un tripudio di rosso ottenuto attraverso ogni mezzo, palloncini compresi. Poi è calata la sera, Leclerc e Vettel sono rientrati a teatro per la presentazione vissuta dai tifosi davanti al maxi schermo di Piazza Prampolini, e ad illuminare il buio sono stati i giochi di luce delle fontane che hanno evocato il tricolore nato nel 1797 proprio a Reggio Emilia, nella speranza che la Ferrari, a 12 anni di distanza dall'ultimo titolo iridato, quello costruttori vinto nel 2008, riporti il tricolore davanti a tutti in Formula 1.